qua. Ho già capito. Vieni qua. Sto pensando a una cosa. Ci spasiamo? No, non è quello. Wow, però no. prima che finisce il viaggio, gliela facciamo la domanda. Certo. Quella gliela fai te. Qual è la domanda? È vero che ci sono i campi di calcio? No, un concentramento. Ah, ok. Bisogna di parlare in inglese. Io mi sono innamorato. Cominci a toccarti il pacco e lei capisce tutto. Ma secondo te come funziona in Corea del Nord l'abbordare le ragazze? Body language è un linguaggio universale. Quindi va bene anche in Corea del Nord? Vai e sfonda. Vai, inizia a lamentarti. No, io non mi lamento, questa è mia base. Ti piace? Salute. La saluto. Ai vecchi tempi che furono. Quei vecchi tempi sono passati quanto? Era il 2017? Quanto è passato? Se la matematica non è un'opinione, 5 anni e mezzo. E mezzo, sì. Vola, eh? Vola il tempo. Che ti ricordi di quel viaggio? Cosa mi ricordo di quel viaggio? La cosa più bella del viaggio è stata l'albergo. Nient'altro. A 5 stelle. A 5 stelle. Tutto per noi. Tutto per noi. C'erano tipo 300 stanze vuote. 300 stanze vuote, occupate 3 o 4. Ah, comunque l'hotel era bellissimo, obiettivamente. 5 stelle, trattati veramente come dei VIP. Bello. Le strade te le ricordi com'erano? Le strade? Le strade erano clean, erano pulite. No, ma io intendevo le strade, quelle quando uscivamo dalla città per andare da altre parti. Ah, le strade, quelle fuori Pyongyang. Sì. Un po' sterrate. E soprattutto. Come dici tu, un po', te ricordi? Sì. Un po' bump. Daniele, eccomi qua. Com'è stato il viaggio? Un po' bump. C'era un po' di buche, dai. Qualche buchettina, sì. Sì, poi soprattutto anche lì. C'eravamo noi e basta, solo il nostro pulmino, poi non si vedevano altri mezzi privati. Ma la cosa più bella della Nord Corea è, ti ricordi quando c'erano le vigilesse a dirigere il traffico, quando praticamente non c'era nessuno da dirigere, perché di macchine ce n'erano veramente poche. Faceva ridere. Madonna, che ricordi. Poi con tutti quei movimenti e scatto, movimenti robotici, ti ricordi? Altri, bella vacanza fu. Secondo te è stata bella? Sì, sì. A te è piaciuta? A me è piaciuta perché è stata interessante, perché comunque siamo andati in un paese fuori dall'ordinario e quindi è stato molto molto interessante. E poi cioè, c'era anche la suspense, no? Perché era il periodo peggiore per andare, perché mi ricordo... C'era la tensione con l'America. Esatto, cioè il buon vecchio Donald aveva mandato la Great Armada proprio in prossimità delle coste nordcoreane, sembrava... che dovessero attaccare da un momento all'altro. La mitica frase Fire and Fury, la ricordi? No. Chi era? North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Sì, è vero, ricordo. E poi mi ricordo anche che in quel periodo di tensioni la mattina venivamo svegliate dalle sirene, cioè loro erano già pronti. Sirene? Io non me le ricordo. Io me lo ricordo come. Cazzo, se dormivo probabilmente. Significa che stavi dormendo veramente in maniera pesante. Ero stanchissimo, cazzo, dalle sirene. Quando tornavo a casa ero super stanco, sì, a casa. No, comunque sì, c'erano le sirene alla mattina che ci svegliavano. E quindi cioè loro erano cioè, pronti ad essere attaccati. E poi la cosa più bella, dai, diciamo le cose come stanno, fare zapping alla televisione la sera, cambiavi canale, che cosa c'erano? C'erano solo. No, ce n'era più di uno, però film è sempre sulle guerre, sulla guerra, seconda guerra mondiale. Sai che c'è? Io non ho mai acceso la televisione in camera. Male, mai male. Fatto. Avreste mai dovuto fatto. Perché anche quello è un modo per conoscere. No, ma vabbè, c'è tanto... Io ti dico, personalmente parlando, per me non è stato divertente. A me piace esplorare, a me non conoscere. Non ti dico che non mi è piaciuto. A prescindere dal fatto che possa piacere o meno, però comunque ti sei calato in una realtà completamente diversa. E c'è quello di per sé, secondo me, interessantissimo. A proposito, com'è il tuo spritz? È buono, alle 11 la mattina, ci sta tutto.
Poi mi ricordo, cioè ti dico, non è che non mi è piaciuto, però era diventato talmente pesante alla fine, perché eri sempre controllato tutto il tempo, che io mi ricordo quando tornavamo a Pechino in aereo, senti proprio quel senso di libertà, capito? Non so se ho sentito tante volte, non so, ho provato tante volte quel tipo di sensazione, che quando proprio, quando atterrammo, cioè, uscimmo dal gate... Fammi capire, senso di libertà in Cina. Però cazzo, okay. Cioè, non avevi più nessuno che ti rompeva il cazzo, che ti diceva, io mi ricordo, non potevi neanche andare al cesso quando volevi. Una volta che specialmente posso andare in bagno, dicono, no, devi aspettare. Poi ti ho detto, te ne parlavo anche ieri, quando ci siamo fermati, eravamo lì alla DMZ, se ti ricordi. Sì. E ci fermavamo perché tu volevi scattare una foto. E c'erano i soldati intorno a noi e la guida iniziò a urlare. Muovetevi, muovetevi! Che state facendo? Vabbè, dai. Però dai. Comunque ti invidio, devo essere sincero, ti invidio perché te hai fatto la DMZ anche dal lato sudcoreano. Sarebbe stato carino andarci. In realtà io sono stato in Corea del Sud quando un mesetto prima di andare in Corea del Nord, però non mi era venuto il flash di dire ok, andiamo alla DMZ per vedere com'è, perché tanto sapevo che ci sarei andato dalla Corea del Nord, però è carino vederle da entrambi i lati. E Trico, però Sfordo lo dissi anche nel video, vabbè, ma è passato qualche anno, che eri più libero quando eri nel Nord invece che nel Sud. Nel Sud c'erano altre direttive molto più strette, tipo c'era il dress code, non potevi avere pantaloncini corti, non potevi mostrare, non avere sandali, tipo... E cos'era? Non potevamo sederci sui tavoli. Invece lì, quando ti ricordi, quando eravamo andati con il gruppo, quando eravamo ancora al Nord, ci facevano fare quello che volevamo. Sì, da quel punto di vista, forse, sì. Secondo me era anche una provocazione verso il Sud. Ci sta, ci sta. Comunque sì, diciamo che la cosa che mi è piaciuta meno è il fatto che non abbiamo avuto la possibilità di andare a giro per conto nostro, ma senza dover andare poi chissà dove, cioè bastava anche... Ma tu ti ricordi anche che tu, io e te, l'ultima sera ne avevamo parlato e tu andassi dalla guida, sì, sì. E gli chiesi, possiamo farci una passeggiata da soli? Io mi ricordo benissimo che lei ci disse sì, allora io dissi dai Daniel andiamo, ha detto di sì, e lei aprì la porta del pomice e disse entrate. Io lì capii, ok, non c'è bisogno di continuare a discutere. Vabbè. Poi niente internet, niente bancomat. Oddio, niente internet per certi aspetti può essere anche una cosa positiva. Però non c'era 5 giorni, liberarsi, è completamente isolato. Esatto, dal mondo. Cioè liberarsi dalla schiavitù internet ogni tanto non fa male. Poi vabbè, che c'entra, oggigiorno non possiamo fare a meno della rete, siamo d'accordo. Però ogni tanto... liberarsi la mente da certe cose non fa male, almeno capisci anche come vive la gente del posto, cioè per quello che per noi è normale usare internet tutti i giorni, per loro è normale il contrario, cioè non usarlo, non sapendo che cosa sia. Quindi, va bene, ma tu non eri in Cina? Io ero in Cina, però forse chi ci sta ascoltando e vedendo in questo momento non lo sa. Quindi colgo... Credo che in tanti lo sappiano, perché tu lo dicessi nel quarto video, quando avevamo fatto video nella classe. Ah, okay. Tu dicessi ai bambini che tu lavoravi in Cina come maestro italiano. Ah, ok, ok, ok. Professore sì. Italiano, scusa. Ok, sì, è vero. Oddio, non mi ricordo se tu avessi proprio menzionato il fatto che fossi professore italiano, però mi ricordo che tu dissi che vivevi e lavoravi in Cina. Ok, ok, va bene. Comunque magari c'è anche chi vede questo video per la prima volta e non ha avuto il piacere di vedere i tuoi video, ma insomma questa può essere l'occasione per vedere i video sulla Corea. Però come tutti hanno capito non siamo in Cina in questo momento. Non siamo in Cina, non siamo in Cina. Giusto, perché giusto, che è successo? Giusto, diciamo dove siamo. Allora innanzitutto siamo all'interno di un circolo letterario a Firenze, perché sarebbe la tua città natale. Firenze è la mia città. E sono rientrato a Firenze lo scorso mese di agosto. Dopo... Ti spero un attimo perché? Perché? Che succede? Bisogna riavvolgere il nastro. Riavvolgere il nastro? Direi di partire dalla fine del 2019. Ah, dalla fine del 2019. Che succede? Ok, ascolta, okay. Che succede alla fine del 2019? Ok, allora che cosa succede? Che succede? Presumo tanti lo sanno. Lo sanno tutti, però, no? lo sanno tutti. Purtroppo... C'è stata l'emergenza della pandemia. Dico subito che io in Cina ho vissuto per tanti anni, per la precisione per 12 anni. E la situazione, io tutto sommato in Cina stavo bene, perché sennò non sarei rimasto per così tanto tempo là.
Però poi nel 2019, fine 2019, c'è stata l'emergenza pandemica e la situazione è diventata sempre più difficile, anche in Cina. Però io ho una curiosità, come è cominciato tutto? Perché tutto è cominciato da lì. Tu che l'hai potuto vivere, diciamo, tra virgolette, in prima persona, come è iniziato lì? Iniziato che cosa? Cioè i primi focolai, io mi ricordo c'era questa storia del mercato di Wuhan. Sì, esatto. Allora, vabbè, innanzitutto... Come hanno iniziato i primi approcci cinesi allora, a questa emergenza? Quali sono stati? Sì, allora praticamente tutto è cominciato in questo modo. I primi casi si sono registrati a dicembre 2019, ma abbiamo cominciato a prendere consapevolezza della problematica verso la fine di gennaio del mese del 2020. Quindi eravate più o meno 2 mesi avanti rispetto all'Europa? Sì. Perché mi ricordo i lockdown in Europa iniziarono verso più o meno inizio metà marzo. Esatto, sì. Esatto. Quindi più o meno 2 mesi prima. Però il discorso è questo. Allora, sicuramente saprete che a gennaio in Cina si festeggia il nuovo anno ed in quell'occasione avevo la bellezza di 3 settimane e mezzo di ferie, perché appunto c'è la pausa invernale per chi lavora a scuola. E quindi avevo colto l'occasione per farmi una bella vacanzina, un bel viaggio in India, dove non ero mai stato. Peraltro, India è un paese bellissimo. E quando ero in India, stando in contatto con i miei colleghi, erano saltati fuori questi primi casi, no, di questo virus, ma all'epoca non si sapeva che cosa fosse in realtà, non si sapeva quanto, diciamo, seria la situazione fosse, no? Però poi cosa è successo? È successo che con il passare dei giorni si prendeva consapevolezza che, insomma, era veramente una cosa seria, tant'è che il mio volo di rientro in Cina era stato cancellato, perché nel frattempo l'India aveva deciso di chiudere i confini con la Cina. E quindi io non sono... Una cosa che fecero in tanti in quel periodo, mi ricordo. Sì. In diversi paesi c'era chiudere i confini con la Cina. Esatto. E quindi io a quel punto, non potendo rientrare in Cina, cosa ho fatto? Sono rientrato in Europa. In realtà, a beneficio dell'ascoltatore, io non sono rientrato in Italia, sono rientrato in Repubblica Ceca, perché io sono mezzo e mezzo, sono mezzo italiano e metà ceco. E nel quindi... senso che non ci vedi, ho fatto la battuta. No, è vero, non ci vedo. Fa ridere. Ah, sì, fa molto ridere, sto piangendo. E praticamente quindi sono andato da mia madre, perché mia madre stava là, e sono stato lì da lei fin tanto che la situazione fosse rientrata alla normalità. Però in realtà la situazione non stava, diciamo, tornando alla normalità, anzi la situazione stava precipitando, peggiorando in Europa. Tant'è che si paventava l'ipotesi, come poi di fatto è accaduto, di un lockdown. Però c'è da considerare questo, cioè che io ero continuamente in contatto con i miei colleghi italiani e cinesi ed era venuto fuori che la situazione in Cina era sotto controllo, che stavano contenendo la pandemia. Tant'è che mi avevano detto: guarda Daniele, ti si consiglia di rientrare quanto prima, perché ci sta che poi i confini vengano chiusi e se te non rientri te rimani bloccato in Europa. E quindi a quel punto presi probabilmente l'ultimo volo disponibile per rientrare in Cina e niente, quindi diciamo che io ho vissuto il 2020 e il 2021 sia pure con l'emergenza pandemica, però una situazione tutto sommato positiva. Infatti bisogna distinguere due fasi, no? 2020-2021 in Cina la situazione era sotto controllo, mentre purtroppo a queste latitudini, quindi nel mondo occidentale, la situazione era molto molto pesante. Infatti tantissimi erano gli occidentali che volevano rientrare in Cina perché stava correndo voce che la situazione si era normalizzata, però il governo cinese aveva deciso di chiudere i confini e quindi anche a volere non c'era la possibilità di rientrare in Cina. Poi cosa è successo? Che a partire dal 2022 la situazione si è completamente ribaltata. Perché? Perché qua nel mondo occidentale, grazie ai vaccini, diciamo, la situazione è tornata alla normalità. Anche grazie un po' al fatto che abbiamo accettato di convivere, esatto, con il virus. Esattamente. Invece in Cina è stato proprio l'esatto contrario. Arriva la cosiddetta Zero Covid Policy. Sì, la Zero Covid Policy. Di Xi Jinping. E quindi cosa è successo? È successo che hanno messo in lockdown tutti, e cioè praticamente il virus
veniva considerato un qualcosa ancora di estremamente mortale. E per questo motivo, diciamo, ci sono state forti limitazioni, restrizioni. E... Si parla del 2022. Sì, sì, quest'anno. Diciamo che la situazione è precipitata a partire da marzo. Poi sicuramente chi ci ascolta saprà, di, ad esempio, di quello che è successo a Shanghai, una megalopoli di 25 milioni completamente messa in lockdown per 2 mesi. E io quando ero là, allora apro una parentesi, io ho vissuto a Qingdao, che è una città costiera nello Shandong, non troppo distante da Pechino. E io a Qingdao sono stato in lockdown, però fortunatamente nel nostro caso il lockdown è stato più leggero, soft. Perché? Perché potevamo uscire, il che era buono perché potevamo camminare, respirare un po' di aria. Già qualcosa, per gli standard cinesi era già qualcosa. Esatto, perché poi tutto il resto era chiuso, le scuole erano chiuse, le palestre erano chiuse, i ristoranti erano chiusi, gli shopping mall erano chiusi, cioè di fatto di aperto c'erano gli ospedali, le farmacie, i generi elementari, esatto. Essenziali. Quindi ti passava anche la voglia di uscire, no? Te uscivi, ok, ma cosa andavi a fare? Era tutto chiuso. E questa situazione è durata un mese. Poi quello che stava succedendo a Shanghai mi aveva spaventato, perché mi stavo dicendo... Aprile si parla più o meno. Si parla marzo-aprile. Marzo-aprile di quest'anno. Sì, 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 sì. Perché mi dicevo, se quello che è successo a Shanghai dovesse succedere anche qui, io vado fuori di cervello. E quindi nel mese di aprile io, e non solo io ma anche i miei colleghi, abbiamo comunicato la nostra decisione al datore di lavoro di tornare via una volta onorato il contratto. Perché obiettivamente era difficile continuare a stare là. Tanto per fare un esempio, no? Io praticamente, io e i miei colleghi eravamo obbligati a sottoporci a tamponi una volta ogni 48 ore. Altrimenti non avevamo la possibilità di andare a scuola. Cioè praticamente noi dovevamo mostrare tramite cellulare che avevamo fatto un tampone, risultato ben inteso negativo, nell'arco delle 48 ore precedenti, altrimenti non ci facevano entrare a scuola. Non solo, ma anche all'interno del mio distretto abitativo eravamo obbligati a fare un tampone ogni 4 giorni. E quindi io dicevo alle autorità del luogo, ma scusate, perché mi obbligate a fare un tampone quando io comunque già faccio un tampone in ospedale per andare a scuola? Cioè dovrebbe bastare questo, è negativo, è l'ospedale che lo dice. Però, insomma, morale della favola, loro mi hanno detto, no, è così, è così. Quindi quanti tamponi devi fare? No? Ogni 48 ore era un tampone? Ogni 48 ore per andare a scuola e ogni 4 giorni per il mio distretto abitativo. Quindi praticamente la media era di 4 tamponi a settimana. Che palle! Sì. E poi c'è da considerare che, soprattutto agli inizi, quando comunque si dovevano organizzare, per fare un tampone c'era da perdere un casino di tempo. Ad esempio, il primo tampone che ho fatto nel mio distretto abitativo, mi ero messo in coda alle 13.30 e il mio turno è arrivato alle 17.30, cioè 4 ore di coda. E te considera che per fare un tampone ci vogliono pochi secondi, quindi questo ti dà un'idea di quanta gente fosse in coda. Cioè, se tu devi aspettare diverse ore per fare una cosa che dura pochi secondi. Esatto, esatto. E quindi non ce la facevamo più. Poi non vi dico quando si è trattato di viaggiare, perché... Ma anche solo spostarsi da una parte all'altra della Cina. Te ti puoi spostare, però devi fare il tampone prima di partire e quando arrivi devi fare un altro tampone. E perché praticamente dove arrivi loro non si fidano, diciamo, della validità del tampone che ti hai fatto alla partenza, perché nessuno lì vuole assumersi delle responsabilità, perché se lì salta fuori un caso di positività allora andavano veramente nei pazzi. Quindi era una cosa molto 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 stressante e quindi per queste ragioni alla fine abbiamo deciso di gettare la spugna e di tornare in Italia. Allora, dico la verità, per me è stato duro lasciare la Cina perché ci ho vissuto per 12 anni, sono molto affezionato a quel paese, mi ci sono trovato bene, altrimenti non avrei vissuto un così lungo periodo della mia vita là. Poi sono andato a lasciare un posto di lavoro sicuro, con un buon guadagno, quindi avevo lasciato il certo per l'incerto, perché ripeto, avevo un ottimo lavoro,
per tornare in Italia, e io sono tornato in Italia 5 mesi fa e ancora nada, niente lavoro. Quindi Daniele sta cercando lavoro, se volete dargli una mano. Se volete darmi una mano. È pronto a offrirvi le sue immense capacità. E quindi insomma è stata una decisione molto molto difficile da prendere, ma questo, diciamo tra virgolette, è stato il prezzo che ho dovuto pagare per recuperare la libertà, insomma. E niente, comunque ecco, questo ci tengo a dirlo, perché naturalmente io sono sempre in contatto con i miei ex studenti, a questo punto purtroppo devo dire ex, sono in contatto con i miei ex colleghi, con gli amici che stanno ancora in Cina, e mi hanno detto che finalmente la situazione anche là pian pianino sta tornando alla normalità, perché verso la fine dello scorso mese purtroppo si è verificato un brutto episodio nella città di Urumqi, nello Xinjiang, nella zona occidentale del paese. La città era in lockdown e in uno di questi edifici che era in lockdown è scoppiato e divampato un incendio e sono morte 10 persone, cioè non hanno avuto la possibilità di fuggire perché l'edificio era in lockdown. E quindi questa cosa inevitabilmente, diciamo, ha scatenato la reazione della gente, che è scesa in piazza per manifestare il proprio dissenso verso... Che è una cosa anche abbastanza sorprendente, se ci pensi, perché pensare alla Cina così autoritaria, il Partito Comunista, deve proprio, cioè, ti fa proprio pensare che la gente è arrivata proprio al limite, alla sopportazione. L'esasperazione, sì, perché i cinesi come popolo... Scendere in strada a protestare contro quel tipo di regime proprio vuol dire che sei arrivato oltre il limite della sopportazione. Sì, infatti, perché ripeto, i cinesi come popolo sono molto obbedienti, cioè rispettano le regole che vengono imposte dall'alto, però naturalmente, come si suol dire, c'è un limite a tutto, e quindi... A seguito di queste manifestazioni di piazza, il governo ha finalmente deciso di allentare le restrizioni e, ad esempio, mi è stato detto che lo scorso 13 dicembre, oggi è 15, quindi ieri l'altro, è stato finalmente deciso di sopprimere quella applicazione che era necessario avere sul cellulare, quell'applicazione che praticamente traccia tutti i tuoi spostamenti da una città all'altra, da un posto all'altro. E quindi questo, da un punto di vista del recuperare la libertà perduta, è un passo avanti notevole, e io sono convinto che nel giro di pochi mesi, magari la prossima estate, tutto tornerà ad una situazione pre-Covid, e me lo auguro sinceramente, ma siamo sulla buona strada e sono molto felice di questo, perché ripeto, avendo io vissuto quella realtà, so che cosa significa, e quindi sono veramente contento per i miei amici che possano riacquistare la possibilità di spostarsi senza troppe paranoie, senza troppi problemi. E quindi mi piacerebbe, ecco, tornare in Cina, perché ripeto, sono molto legato a quel paese, ho molti amici là, è un paese bellissimo. Però. Tu hai scritto anche dei libri sulla tua esperienza. È vero. Ne vogliamo parlare? È vero. Vogliamo parlare? Ne parliamo. Quanti ne hai scritti? Sono tre. Sono tre. Ho scritto tre libri. A questo proposito, innanzitutto fatemi ringraziare Petardo che mi sta dando questa grande che mi sta dando questa grande possibilità di presentarmi e di farmi conoscere. Questi tre libri fanno parte di una collana che si intitola Un fiorentino in Cina. Allora, questo è il primo libro, che si intitola Quel volo per Wenzhou. Allora, voglio... Tu ti fai chiamare con lo pseudonimo di Gorgan. Mi faccio chiamare con lo pseudonimo che sarebbe di cosa? Gorgan. E questo non lo posso svelare, è top secret, e quindi lascio che il lettore lo scopra leggendolo. Allora, a me preme sottolineare il motivo per il quale ho deciso di intitolare il mio primo libro Quel volo per Wenzhou. Allora, Wenzhou è in assoluto la prima città cinese dove ho vissuto e lavorato. Io ho preso questo volo, cioè quello per Wenzhou, nel 2008. Quando io presi questo volo,
non avevo la più pallida idea che quel volo di fatto mi avrebbe cambiato la vita. Perché? Perché quando l'ho presi dicevo fra me e me, ok, starò in Cina un anno, forse, ma neanche ce la faccio a fare un anno. Insomma, è andato a finire che ho vissuto 12 anni della mia vita, quindi questo volo, quello per Wenzhou, mi ha veramente cambiato la vita. Quindi mi sembrava un titolo azzeccato, appropriato. Poi, perché l'ho chiamato quel volo per Wenzhou? Perché io sono sempre stato, come dire, un grande appassionato di film western. E quel treno per Yuma è in assoluto uno dei miei favoriti. Se non l'avete visto, vedetelo perché è bellissimo. Quindi praticamente cosa ho fatto? Quel treno l'ho cambiato con quel volo per Yuma, l'ho cambiato per Wenzhou. Quindi questo è per tutti i ragazzini in ascolto che vorrebbero intraprendere, intraprendere un'esperienza all'estero, sappiate che un volo potrà cambiarvi la vita. Esatto, come l'ha cambiata a me. Poi, la copertina, guardiamolo un attimo, c'è la grande muraglia. Ora, voi che mi state guardando potreste chiedermi, non è che abbia avuto una grande fantasia, chissà quanti libri riguardanti la Cina hanno la grande muraglia nella copertina, è vero? Però se l'ho messa, un motivo c'è e lo scoprirete leggendolo, perché naturalmente non... cioè deve essere un po' una sorpresa, no? Ora, vi dico anche questo. Questo libro è abbastanza consistente perché sono più di 500 pagine. Quindi la cosa potrebbe un attimino spaventarvi, specialmente se non siete dei lettori accaniti, no? Perché insomma, 500 pagine sono tante e potrebbe essere impegnativo. Però vi posso dire che quelli che, bontà loro, lo hanno letto, mi hanno detto che il libro scorre molto bene e quindi si legge bene. E c'è anche da dire che questo libro si compone di tre parti. Una prima parte ha una forte impronta narrativa, cioè spiego come sono finito in Cina e quali sono state le problematiche che ho dovuto affrontare nei miei anni cinesi. E quindi è molto descrittiva, quindi va via bene. Però capivo altresì che quando scrivevo questa parte dicevo, ma in definitiva al lettore che gliene frega di sapere della vita di Gorgan, no? E quindi ho deciso di integrare questo libro con una seconda parte che è di approfondimento. Quindi parlo della Cina sotto vari aspetti. Allora, tanto per fare un esempio, no? Facendo una rapida carrellata, vado un attimino all'indice, questo è l'approfondimento, non so se si vede. Quindi ad esempio c'è un capitolo relativo alla pandemia, non potrebbe essere diversamente perché purtroppo è stata un argomento di grande attualità, quindi parlo di come la pandemia è stata affrontata dai cinesi. Secondo capitolo è come vengono visti gli stranieri dai cinesi. Questo capitolo è strettamente legato al precedente, perché? Perché da quando è iniziata l'emergenza pandemica, naturalmente gli stranieri non sono stati visti molto di buon occhio, perché sono stati visti un po' come degli untori, eccetera, eccetera. Quindi questi due capitoli si integrano perfettamente. Poi c'è un capitolo relativo alla vita politica, problematiche internazionali, vita religiosa. Quindi questi sono capitoli sensibili, no? In Cina vengono visti un po' come capitoli, argomenti tabù, però ne ho voluto parlare naturalmente sulla base di quella che è la mia esperienza personale. Poi, vabbè, c'è un capitolo che riguarda lo sport, ok? Perché, vabbè, per i cinesi lo sport è molto importante. Ad esempio le Olimpiadi sono l'evento sportivo a cui danno più importanza, perché i cinesi vogliono sempre primeggiare in tutto. Poi, essendo io stato professore, c'è un capitolo relativo al mondo scolastico, quindi parlo dei miei studenti, pro e contro, punti deboli, punti di forza. Poi, naturalmente, anche io sono stato uno studente, perché? Perché logicamente, stando in Cina, che mi sia piaciuto o no, ho dovuto studiare il cinese e quindi parlo delle difficoltà relative al cinese, eccetera, eccetera. Parlo delle problematiche relative agli stranieri, cioè le problematiche che gli stranieri, che io in particolare in prima persona, ho dovuto affrontare in quanto straniero in Cina. Poi parlo delle abitudini dei cinesi, del loro modo di essere, delle loro tradizioni, della loro cultura. Poi, immancabile, non poteva non esserci un capitolo relativo
all'universo femminile, alle ragazze. Quindi la domanda che potreste chiedermi è: ma le ragazze cinesi la danno o non la danno? E non ve lo dico, non ve lo dico, lo dovete scoprire da voi leggendo. Comprate il libro. Esatto. Poi c'è un capitolo relativo ai viaggi, perché come dicevo prima, diciamo, la Cina è un paese bellissimo, c'è tanto da vedere, e quindi qui io do dei suggerimenti, dei consigli sui posti che secondo me merita esplorare e visitare. E poi infine ci sono altri due capitoli che riguardano la cucina e le principali festività cinesi. Quindi credo di parlare della Cina a 360 gradi, l'affronta ai raggi X proprio. E poi per concludere c'è una terza sezione che chiamo sezione conclusiva, dove c'è di tutto un po', ed in particolare c'è una sezione fotografica. Troverete gli scatti secondo me più belli che ho fatto durante i miei anni cinesi. L'unico problema è che sono in bianco e nero, pazienza, non si può fare diversamente. Avrei potuto farli fare a colori, però facendoli a colori sarebbero lievitati i costi di produzione. Poi passo rapidamente agli altri due libri, cercherò di essere un po' più conciso. Allora, questo libro si intitola Pillole per il dragone. Come potete vedere è un librino di una novantina di pagine. Perché è così piccolo? Perché quando io stavo scrivendo quel volo per Wenzhou, man mano che scrivevo mi rendevo conto che mi ero dimenticato di scrivere svariate cose, soprattutto aneddoti, curiosità, eccetera, eccetera. Però per me era difficile andare a scrivere il tutto all'interno di questo libro, quindi ho detto, sai che cosa? Faccio un libro a parte, un librino a parte, dove scrivo tutto quello che mi sono dimenticato. Ed è per questo che l'ho chiamato pillole, perché è fatto di mini paragrafi. Poi ci ho messo il dragone. Perché ho messo il dragone? Perché naturalmente il dragone, come, che ne so, i vasi, gli ombrelli, le lanterne, è uno dei simboli della Cina. Perché questo librino è importante? Perché questo librino fa tratto d'unione tra quel volo per Wenzhou e il terzo libro, lo introduce. Ed eccolo qua. Il terzo libro è questo. La nazione proibita, e il sottotitolo è Cronache covidiane dalla Cina. Questo libro invece prende in considerazione solo ed esclusivamente gli ultimi 2 anni e mezzo, quindi da inizio pandemia, e qui parlo unicamente di tutte le difficoltà che ho incontrato in questi 2 anni e mezzo, sia sul posto di lavoro, nella vita di tutti i giorni, diciamo, e quando si è trattato di viaggiare. Quindi qui troverete veramente tutte le difficoltà, tutti i casini a cui sono andato incontro. E niente, penso che sia molto molto interessante. Vi ho già accennato prima alle difficoltà che ho incontrato, basti pensare al Covid test ogni 48 ore. E quindi niente... Parlo con questi 3 libri della mia esperienza di vita in Cina. Naturalmente tutto quello che scrivo, questo ci tengo a sottolinearlo, è basato sulla mia esperienza personale. Per cui ad esempio chi fosse già stato in Cina e si fosse fatto una sua idea potrebbe anche dire: ma questo Gorgan che ci viene a scrivere? Magari non è d'accordo con quello che ho scritto. Ma non è questo il punto. Perché, ripeto, io non sono depositario di nessuna verità assoluta, io ho semplicemente parlato della Cina sulla base di quelle che sono le mie esperienze e il mio modo di vedere. E ho cercato di essere il più imparziale possibile, per cui naturalmente finisco col parlare anche di politica e diciamo che io... In questi libri ho scritto molto bene, devo essere sincero, delle politiche adottate dalle autorità centrali, perché vivendo là per così tanto tempo, diciamo, ho potuto proprio, come dire, essere testimone dei grandi cambiamenti di questo paese. Cioè, rispetto al 2008, quando sono andato là per la prima volta, facendo il confronto con adesso, cioè c'è stato uno sviluppo incredibile, incredibile, veramente da sbalorditivo. E questo lo si deve naturalmente alle politiche che sono state adottate dalle autorità centrali. Quindi io parlo strabene, come parlo anche bene del modo in cui hanno affrontato la pandemia quando questa si è manifestata.
mi sono limitato, diciamo, a criticare, quello sì, indubbiamente, la politica del zero Covid, perché secondo me era veramente troppo limitativa delle libertà dei cittadini e anche abbastanza priva di senso. Cioè, una politica così rigida e stretta la si può concepire quando non c'è un vaccino. Allora, ok, chiaramente devi salvare la vita della gente, quindi devi adottare misure draconiane, cioè, e questo è quello che hanno fatto. Però una volta che è stato introdotto il vaccino, allora a quel punto aveva veramente poco senso continuare ad incaponirsi con questa politica così, così rigida, e le conseguenze si sono viste lo scorso mese, perché la gente è scesa in piazza perché non ce la faceva più. Quindi diciamo che, facendo un po' un sunto di quello che ho scritto da un punto di vista politico, mi si passi il termine, cioè parlo bene là dove c'è da parlare bene e sono critico da dove credo che sia stato necessario farlo. Allora, vuoi dire dove possiamo trovare i tuoi libri, cioè dove possono trovare i tuoi libri? Sì, se li vogliono comprare, sono su Amazon. Li potete trovare unicamente lì, perché essendo appunto uno scrittore indipendente non sono appoggiato da nessuna casa editrice, quindi mi trovate su Amazon. Però per trovarmi dovete proprio scrivere nel motore di ricerca il titolo esatto, altrimenti non mi trovate. Comunque vabbè, troverete... Vi lascio il link in descrizione se volete. E dobbiamo ricordare che possono sia comprare la versione digitale che ordinare quella cartacea. Esattamente. Cosa importante, quando andate su Amazon vedrete la copertina dei libri. Sopra la copertina c'è scritto leggi l'estratto. Se cliccate su leggi l'estratto potrete leggere l'indice, la prefazione, i primi paragrafi, almeno vi fate un'idea di che cosa trattano. E Danielino ha anche aperto un canale YouTube. Davvero, davvero, incredibile ma vero. Video direttamente dalla Cina. Esatto, allora vi spiego brevemente di che cosa si tratta. Allora, ho deciso di fare questo canale perché durante la mia permanenza in Cina ho fatto tantissimi video, più che altro sono shorts di 30 secondi, 40 secondi, un minuto e mezzo massimo. Non ho voluto farli lunghi perché magari i video lunghi alla lunga possono un po' stancare, mentre i video corti si vedono bene, nel senso ognuno ha 5 minuti nell'arco della giornata da dedicare alla visione di questi video. Dico anche che sono video, qualitativamente parlando, scadenti, sono sincero. Vabbè, c'è la passione dietro, quella, esatto, cosa più importante. Esatto, e poi ho la mano un po' tremolante, quindi i video sono quelli che sono. I primi segni del Parkinson, Danielino, ragazzi, ha quasi 60 anni, non so che non li dimostra però. Davvero, ormai il tempo vola. E quindi niente, non sono bravo come petardo nel fare i video, però insomma sono spaccati di vita quotidiana, quindi io credo che possano essere di vostro gradimento. E last but not least, sono anche su Instagram, se mi volete seguire sarei veramente molto felice di questo. Mi trovate, allora il mio nome è This is my China 2008. Questa è la mia Cina 2008, naturalmente 2008 non l'ho scelta a casa perché è l'anno in cui mi sono trasferito in Cina, e lì troverete foto che ho scattato esclusivamente durante il mio periodo cinese, foto un po' particolari, le vedrete voi, in qualche rara occasione anche foto scattate fuori dalla Cina, come ad esempio in Corea del Nord, però in linea massima troverete foto dalla Cina. E niente. Quindi, riassumendo, se volete i libri di Danielino li potete acquistare su Amazon, avete il link in descrizione sotto, link in descrizione anche al canale di Daniele e anche al suo profilo Instagram. Ok. Così lo fate felice, comprate i suoi libri, sì, fatelo diventare ricco. Sì, voglio diventare la persona più ricca del mondo e quindi... No, comunque... Le ambizioni non muoiono mai, nemmeno a 60 anni. A parte... No, e te come mai? Cioè, è parecchio tempo che non sei più attivo su... Questa domanda che probabilmente si aspettano in tanti da tanti, cioè, anni. I tuoi followers sono preoccupati, che è successo? Questa è la domanda delle domande. Allora, io accolgo l'occasione anche per dire che cosa succede. Io sinceramente ho un po' di rabbia quando parlo di questa cosa, perché la gente veramente non capisce. Allora, lo dico adesso e non lo ripeto più. Fare questi video comporta dei costi anche molto dati, si parla di anche 3-4 mila euro a video,
io non ho sponsor, non ho nessuno che mi supporta, l'ho detto altre volte, mi sembra, io sono completamente autofinanziato. Quindi ragazzi, i video sì hanno delle views, però non sono le views minimamente vicine a quello che servirebbe a me, non solo per avere un guadagno, ma anche per coprire i costi di produzione di questi video. Perché quando vado a fare quei viaggi che avete visto voi, Corea del Nord, Chernobyl, Giappone, costano, ci sono i biglietti aerei, ci sono gli alberghi, devo pagare le persone che mi aiutano a fare i video, costa parecchio. Quindi, lo dico molto sinceramente, in programma non c'è assolutamente niente, ecco perché sono l'ultimo video uscito sul Giappone, ormai sono quasi 2 anni, la versione in inglese, quella in italiano è uscita persino prima, quindi... In programma non c'è assolutamente niente perché sono stanco di... Stai invecchiando. No, non sto invecchiando, ma semplicemente è una questione di non aver voglia di sostenere tutti quei costi e vedere che il ritorno in termini di views non è quello che ti aspetti. Quindi io non escludo assolutamente che non ci siano video in futuro, ma ho bisogno del supporto economico, perché sinceramente di continuare a mettere soldi miei di tasca mia non mi va. Quindi se volete video bisogna che mi supportate economicamente. Adesso io non ho un Patreon, non ho niente, quindi io vi lascio queste parole, sta a voi decifrarle queste parole e se in qualche modo avete voglia di sostenermi fatemelo sapere o tramite mail o mandatemi un direct su Instagram e se io vedo che il risponso sarà quello che sarà buono, se vedo che il risponso sarà buono allora potrò continuare, però ho bisogno del supporto economico di chi mi segue perché continuare a mettere soldi in tasca mia non mi va. Suona un po' male, però questo è quanto. Cioè, io non ho più voglia di mettere soldi di tasca mia per fare quei video e ottenere qualche decina di migliaia di visualizzazioni. Perché, ok, oltre al fatto economico, fare quei video non è sempre divertente come sembra. È faticoso, hai a che fare con personaggi anche a volte alquanto discutibili. Quindi, ecco, è semplicemente una questione di voglia. Cioè, se lo devo fare, devo avere un ritorno sia economico, sia d'immagine sia anche di views e di ascolto, perché sennò non ne vale la pena. Ecco, questo è il motivo. Quindi se volete i video, detto in parole semplici, pagate. Grazie. Magari si riformerà anche la coppia dei sogni. Ah sì, magari. Aspetta, dove vogliamo andare? In Antartide. Antartide. Quindi cominciate già. Poniamo già le basi per un crowdfunding per un viaggio in Antartide. Andare a caccia di pinguine. Sì, pinguine, non pinguini. Quanto mettiamo il budget? 6.000 euro? No, è poco. 10.000 euro. 10.000 euro per un viaggio del genere, quindi sì. Se ci volete in Antartide, 10.000 euro. Terra del fuoco Antartide, dai. 10.000 euro e lo facciamo il video. Va bene, grazie per l'ascolto, grazie. Mi raccomando, andate a comprare i libri di Daniele. A proposito, siamo vicini al Natale, quindi auguri a tutti voi e alle vostre famiglie, un buon Natale e soprattutto di un anno felice. Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao. Se volete supportare economicamente i miei progetti futuri, potete contattarmi tramite un direct su Instagram. Il mio account è petar.yur, oppure scrivermi una mail all'indirizzo petarj89@hotmail.it.